Grazie Alessia. Sì, appunto noi iniziamo un po' come sempre con una sintesi di quelli che sono i prossimi passi, ormai gli step veramente finali del progetto. E dato che ci sono appunto anche delle persone nuove che sono passati un po' di mesi ormai dal nostro ultimo incontro, partirei anche rinfrescandoci un po' la memoria su quello che è lo European Citizens Bank e quelle che sono appunto quelli che sono i nostri scopi. Scusate la presentazione, eccoci. Lo European Citizens Bank è appunto un progetto di educazione finanziaria e di partecipazione civica, cofinanziato dalla Commissione europea. L'obiettivo principale, in pochissime parole, è quello di coinvolgere i cittadini provenienti da 5 paesi della zona euro, oltre all'Italia anche la Spagna, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi, nel dibattito su quello che è il futuro dell'economia dell'Eurozona e il futuro della strategia di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Le organizzazioni promotrici del European Citizens Bank sono molteplici. Positive Money Europe è l'organizzazione di cui anche io ed Alessia siamo parte. Per chi non ci conosce, siamo una no profit basata in Belgio, con sede a Bruxelles, e facciamo appunto ricerca sulle politiche monetarie della Banca Centrale Europea e anche azioni di advocacy e di campaigning per far sì che queste politiche sostengano un'economia che sia più democratica, più giusta e più sostenibile da un punto di vista ambientale. E con noi a questo specifico progetto collabora anche un'altra organizzazione belga che si chiama Participitz, è esperta in strumenti e in tecniche di democrazia partecipativa. E poi, appunto, dicevo, questo progetto è un progetto che si sta sviluppando contemporaneamente in 5 diversi paesi, quindi abbiamo anche dei collaboratori locali. Nel caso italiano si tratta di Finanza Etica, ovvero la fondazione di Banca Etica. Come dicevo appunto qualche istante fa, il nostro è un progetto sia di educazione finanziaria che di partecipazione dei cittadini, quindi sulla nostra piattaforma europeancitizensbank.it potete trovare tutta una serie di contenuti educativi che potete appunto utilizzare per aumentare la vostra familiarità o per appunto approfondire la vostra conoscenza su quelli che sono gli argomenti chiave del dibattito sul futuro della Banca Centrale Europea, e poi potete ovviamente anche partecipare attivamente a questo dibattito. Infatti, sulla stessa piattaforma c'è anche nello specifico una parte dedicata alle proposte dei cittadini, quindi è la parte un po' più interattiva in cui potrete appunto dialogare con gli altri partecipanti, interagire con le loro proposte, lasciare commenti. Ma soprattutto potrete anche voi stessi aggiungere le vostre proposte, le vostre idee sul futuro appunto della politica monetaria della BCE e dell'economia dell'Eurozona. Perché è importante aggiungere appunto queste proposte? Perché poi le proposte saranno protagoniste dell'evento di deliberazione finale di European Citizens Bank, ovvero un'assemblea dei cittadini, che è un evento appunto che si è svolto o si svolgerà in tutti i paesi coinvolti nel nostro progetto. E l'obiettivo di questo evento di deliberazione è appunto quello di formulare, di elaborare delle raccomandazioni concrete per la Banca Centrale Europea e per le banche centrali nazionali dei paesi, appunto dei 5 paesi del progetto. Per l'Italia, appunto, questo evento che si terrà online deve ancora svolgersi. Prossimamente avrà luogo l'1 e o il 2 ottobre. Perché e o perché potrete scegliere in realtà se partecipare ad entrambe le sessioni oppure ad una sola. Si tratta in realtà di 2 mezze giornate, 3 ore venerdì 1 e 3 ore sabato 2 ottobre. Come si svolgeranno i lavori di questa assemblea? Praticamente si partirà da alcune delle proposte avanzate dai partecipanti al progetto durante le settimane di dibattito e insieme all'aiuto e alla guida di facilitatori professionisti si andrà a discutere queste proposte insieme ad un gruppo all'interno di un gruppo con altri cittadini. Si affineranno, si miglioreranno queste proposte per poi sintetizzarle in un documento finale
che andrà quindi a contenere quelle che sono le raccomandazioni che i cittadini italiani partecipanti allo European Citizens Bank rivolgono alla BCE e alle banche centrali nazionali. Quindi cosa si deve fare appunto per prendere parte a questo evento? Ovviamente sul nostro sito europeancitizensbank.it potete trovare il form per iscrivervi all'assemblea ed è proprio appunto compilando il form che potrete scegliere se partecipare ad entrambe le giornate oppure ad una sola. E poi, come dicevo, l'evento avverrà online l'1 e 2 ottobre. Però abbiamo, diciamo, deciso di far sì che lo European Citizens Bank terminasse finalmente con un evento in presenza, anche per tornare piano piano alla normalità, e quindi a fine ottobre ci sarà un ultimissimo step, ovvero due cittadini tra i partecipanti all'assemblea dell'1 e il 2 ottobre avranno la possibilità di volare con noi a Bruxelles e di incontrare altri partecipanti allo European Citizens Bank provenienti dagli altri paesi. In totale ci saranno 10 cittadini, quindi 2 cittadini per ogni paese. E l'obiettivo di queste giornate a Bruxelles, oltre ovviamente a quello di divertirsi, sarà anche quello di un po' confrontare i risultati del progetto, ma soprattutto i risultati delle varie assemblee nazionali, e soprattutto presentare questi risultati alle istituzioni dell'Unione Europea, in particolare al Parlamento Europeo, perché appunto ciascuna delle coppie di cittadini avrà la possibilità di incontrare un membro del Parlamento Europeo del proprio paese e quindi presentare e dibattere appunto su quelli che sono stati i risultati raggiunti durante l'evento di deliberazione. Queste sono appunto un po' le fasi che ci rimangono dello European Citizens Bank. Adesso, venendo a noi, a quello che è l'evento di oggi, come sapete l'argomento dell'incontro di oggi è la cosiddetta Strategy Review, cioè questo processo di riesame della strategia di politica monetaria a cui sia la BCE sia le banche centrali dell'Eurosistema hanno lavorato negli ultimi 18 mesi praticamente, i cui risultati sono stati presentati lo scorso 8 luglio. E a parlarcene oggi, a rispondere alle nostre domande, c'è Giuseppe Ferrero di Banca d'Italia, che è appunto vice capo della divisione di analisi monetaria del Dipartimento d'Economia e Statistica della Banca d'Italia. Lavora ormai per la nostra banca centrale dal 2002, occupandosi appunto prevalentemente di politica monetaria, e in questo contesto ha partecipato e partecipa a numerosi seminari e conferenze, anche incontri con i cittadini, anche molto simili a quello che stiamo appunto avendo noi oggi. Ed è inoltre anche docente di materie appunto di politica monetaria in varie università italiane. Ci sarà una prima fase del webinar di oggi in cui appunto Giuseppe ci farà una presentazione della strategy review e ci spiegherà quelli che sono stati i cambiamenti appunto della strategia di politica monetaria negli ultimi anni. In questa fase vi invitiamo, se ci sono dei dubbi, delle domande, non ad intervenire direttamente ma a scriverle nella chat. Io ed Alessia ci occuperemo della moderazione. Però comunque abbiamo come sempre previsto una parte finale del webinar che sarà appunto uno spazio dedicato esclusivamente alle vostre domande, e in quel caso potrete prendere parola, poi vi spiegheremo appunto più in là quelle che sono le modalità. E passerei adesso la parola a Giuseppe, che ovviamente ringraziamo ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Ciao e grazie a voi per avermi invitato. Dunque, io vi parlerò appunto di quella che è stata la revisione della strategia di politica monetaria dell'Eurosistema, della BCE. Per farlo ovviamente bisogna partire un attimo indietro, cioè chiedersi intanto perché c'è questa politica monetaria, che cosa fa in generale la politica monetaria e nello specifico quali sono le principali caratteristiche della politica monetaria dell'Eurosistema. Quindi vedremo anche poi, quando parliamo di obiettivi di politica monetaria, per capire il motivo degli obiettivi che sono stati attribuiti dal trattato alla BCE, all'Eurosistema, bisogna partire da un passo indietro, cioè che cos'è la moneta. Ovviamente tutto ciò che la politica monetaria fa ha in qualche modo a che fare con la moneta. La moneta
innanzitutto va compresa come una, ci sono diversi modi di definirla, però diciamo che la sua principale caratteristica è che è un'istituzione sociale, cioè è un'invenzione dell'uomo, fatto per migliorare il benessere dell'uomo, e lo fa fondamentalmente svolgendo tre funzioni: quella di unità di conto, quindi permette di confrontare il valore di diversi beni e servizi che vengono scambiati in una economia, e una riserva di valore, cioè permette di spostare nel tempo la nostra capacità di acquisto che in genere acquisiamo attraverso il lavoro come prima fonte, oppure attraverso la ricchezza che già possediamo, o attraverso attività finanziarie. E infine è un mezzo di pagamento, cioè tra tutte le riserve di valore, cioè tra tutte quelle forme, quegli strumenti che abbiamo in una società per spostare nel tempo capacità di acquisto, è quella più liquida. Più liquida significa semplicemente che è una riserva di valore che possiamo utilizzare in qualsiasi momento senza perdita di valore per appunto acquisire beni o servizi. Quindi questo concetto di liquidità è un aspetto fondamentale per capire che cos'è la moneta e cosa la distingue da tante altre attività finanziarie o reali che utilizziamo comunemente nell'economia come riserve di valore. Ora, queste tre funzioni quindi caratterizzano la moneta, ma a questo punto possiamo chiederci perché oggi abbiamo una moneta unica che viene utilizzata all'interno dell'area dell'euro tra tanti paesi. E il motivo è molto semplice, è che in una società in cui da un lato la tecnologia, dall'altro l'evoluzione storica e le politiche economiche, infine le usanze dei cittadini hanno portato a una riduzione dei costi per spostare le persone, i beni, i servizi, i capitali, e quindi e queste tecnologie, queste politiche, queste usanze hanno portato a un maggior grado di integrazione economica, il fatto di avere un'unica moneta migliora sostanzialmente il benessere delle famiglie, delle imprese e della società nel suo complesso. E com'è che lo migliora? Per capire come lo migliora dobbiamo tornare a quelle tre funzioni di cui vi ho parlato all'inizio, cioè come unità di conto, il fatto di avere in un'economia integrata dove abbiamo tanti paesi un'unica unità di conto significa che noi cittadini possiamo confrontare molto più facilmente, ad esempio, il costo di uno stesso bene o servizio in diversi paesi. E siccome possiamo accedere a tutti questi paesi in modo più semplice, il fatto di avere un'unica unità di conto appunto ci aiuta a prendere delle decisioni. Poi aiuta chiaramente, riduce i costi delle imprese. Perché? Perché potendo scambiare beni e servizi nell'ambito di un contesto più ampio, il fatto di avere un'unica moneta riduce ad esempio i rischi che ci sono quando diverse valute cambiano il proprio valore relativo. Il fatto di avere un'unica valuta riduce questi costi. E infine un aspetto che è importante quando parliamo di Europa, parliamo di Unione Europea, chiaramente avere una moneta unica favorisce anche la coesione e l'integrazione sociale all'interno di questa dell'Unione. Perché? Perché il fatto di avere un unico strumento comunque ci rende più vicini tutti. Ora, quindi questa è la ragione per cui si è arrivati nel corso di tanti anni alla decisione di avere una moneta unica. Passaggio successivo per capire poi strategia di politica monetaria è chiederci: moneta unica, ok, ma perché politica monetaria unica o comune, un'unica politica monetaria? E qui è abbastanza immediato comprenderlo, perché se abbiamo un unico strumento che utilizziamo per quelle tre funzioni, se avessimo tante diverse banche centrali che poi ne gestiscono, diciamo, la quantità che è disponibile, il costo a cui viene fornito all'economia, che sia diverso da un paese all'altro, chiaramente perderebbe tutti quei vantaggi che avrebbe questa moneta, essendo unica all'interno dell'area dell'euro. Quindi per questo è importante che ci sia una politica monetaria comune, cioè una gestione unica dell'euro, con degli obiettivi prestabiliti, degli obiettivi che vengono decisi, e infatti gli obiettivi, diciamo, della strategia, gli obiettivi della politica monetaria della BCE e dell'eurosistema sono stabiliti a monte, sono stabiliti nell'ambito del trattato di Maastricht, in cui viene appunto definito quali sono gli obiettivi e
in particolare come vanno considerati se i diversi obiettivi possono entrare in conflitto. Per questo c'è ad esempio nel trattato stesso, quindi a monte della strategia, c'è un ordinamento degli obiettivi, c'è un obiettivo primario che è quello della stabilità dei prezzi, poi condizionatamente al raggiungimento di questo obiettivo la banca centrale attraverso la politica monetaria deve anche perseguire, favorire, aiutare a conseguire quelle che sono le altre politiche economiche, diciamo, dell'unione economica e monetaria. Quindi questo è il punto di partenza da cui dobbiamo partire, quindi una moneta unica, una gestione unica, con un obiettivo prestabilito dal trattato. Ovviamente, dato questo obiettivo, questi obiettivi che ci sono, la strategia di politica monetaria invece è quell'elemento, se vogliamo, che fornisce un quadro completo all'interno del quale la banca centrale, la BCE e le BCN nell'ambito dell'eurosistema prendono delle decisioni, in particolare decisioni che vengono prese all'interno del consiglio direttivo della BCE, dove oltre ai membri fissi ci sono, diciamo, i membri che stanno alla BCE, ci sono i governatori delle diverse banche centrali che appunto partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e prendono insieme le decisioni di politica monetaria. Quindi la strategia di politica monetaria fornisce al consiglio direttivo sostanzialmente quel quadro completo all'interno del quale vengono prese le decisioni. Decisioni che riguardano, adesso vediamo se riesco a condividervi lo schermo, così vi faccio vedere anche uno schema che può probabilmente aiutare. Ecco, già dov'è? Scusate. Qui ovviamente quando poi facciamo queste cose qua non troviamo più il modo di condividerlo. Non ha più la schermata Zoom, condividi lo schermo. Aspetta, vediamo se la ritrovo. Eccola. Ok. Ecco, ditemi se si vede. Aspettate, vediamo se riesco anche a metterlo in modo migliore. Presentazione. Si vede qualcosa? Vediamo, sì, la pagina PowerPoint. Ok, vediamo se riesco a metterla anche in modo migliore. Penso stia caricando però. Sì, ok. E adesso facciamo l'ultimo passaggio. Ok, adesso Perfetto. Penso che si veda. Sì. Quindi quello che stavo dicendo, la strategia di politica monetaria fornisce quello che è un quadro completo all'interno del quale appunto vengono prese le decisioni su cosa? Su quello che è il livello appropriato dello strumento che la banca centrale solitamente utilizza per influenzare le decisioni di famiglie e imprese col fine di raggiungere l'obiettivo che dicevo stabilito dal trattato. In questo schema che vedete qua sulla destra, in particolare vedete come ci sono in alto le decisioni della politica monetaria e decisioni che riguardano due aspetti diversi. Uno è quello che si chiama l'orientamento della politica monetaria, cioè quello che è il contributo che la politica monetaria dà attraverso le proprie decisioni al contesto macroeconomico in cui opera. Dall'altro le decisioni riguardano proprio l'implementazione poi delle decisioni e quindi riguardano quello che in genere viene chiamato il framework operativo. Prese queste decisioni, le decisioni entrambe influenzano, diciamo, le decisioni di famiglie e imprese operando sia dal lato dei mercati finanziari, dei mercati del credito e quindi questa trasmissione attraverso il sistema finanziario, ma poi anche attraverso direttamente le decisioni di famiglie e imprese in termini di consumi, risparmi, investimenti. Operando, quindi influenzando queste decisioni, quello che, a cui si arriva poi è l'obiettivo della politica monetaria, che in generale, adesso qui non parlo direttamente dell'eurosistema, ma in generale di tutte le banche centrali e di tutte le politiche monetarie,
sono obiettivi che coinvolgono quella che è sostanzialmente i prezzi dei beni e dei servizi che vengono scambiati nell'economia e la crescita economica, l'occupazione. Qui voglio fare una piccola digressione su questa questione dei prezzi, del perché l'obiettivo primario della BCE, ma così come della BCE, di tutte le banche centrali, c'è sempre un obiettivo di stabilità dei prezzi. Ebbene, questo aspetto è fondamentale perché? Perché, come ho detto all'inizio, la politica monetaria ha sempre a che fare con la moneta. In una società come quella attuale, dove la moneta non è una moneta merce, cioè non è una moneta che di per sé ha un valore, come potevano essere le monete d'oro nel Rinascimento, e non è neanche una moneta rappresentativa, cioè non è una moneta che ci dà diritto ad avere direttamente delle merci, o come era ad esempio durante il gold standard, quando una banconota, o prima, anche molto prima, quando diciamo il valore della moneta che stampava, in quel caso la banca centrale, era strettamente legato a quello dell'oro, dava diritto in passato ad avere dell'oro, ad esempio, ecco, quella moneta rappresentativa che già prima c'era, ben prima del gold standard. Ma in un mondo invece in cui la moneta è quella che si chiama una moneta fiat, cioè una moneta fiduciaria, ecco che la stabilità dei prezzi è un elemento caratterizzante la moneta stessa. Cioè noi utilizziamo una moneta che di per sé, ripeto, non ha un valore intrinseco, non è moneta merce, la utilizziamo se sappiamo che la possiamo, una volta che la riceviamo in cambio del nostro lavoro, dei nostri beni e servizi, sappiamo che la possiamo riutilizzare in qualsiasi momento a un valore pressoché stabile nel tempo. Cioè se sappiamo che ciò che noi accettiamo oggi potrà essere riutilizzato in futuro per ottenere quei beni o servizi a cui abbiamo rinunciato. Ecco quindi il perché è cruciale, quando parliamo di politica monetaria, parlare di stabilità del valore della moneta in una società come quella attuale, dove, ripeto, la moneta non è una moneta merce, non è una moneta rappresentativa. Gli altri obiettivi in genere che ha la politica monetaria sono poi in qualche modo legati anche a questa stabilità dei prezzi. Perché? Perché il modo attraverso il quale appunto le decisioni di politica monetaria influenzano i prezzi nel mercato è sostanzialmente, come ho detto, influenzando la domanda di beni e servizi da parte delle famiglie e delle imprese. Ma per chi anche ha una poca conoscenza di economia saprà che quando parliamo di un mercato dove si scambiano beni, servizi, ad esempio, vengono determinati dei prezzi, ma anche delle quantità di questi beni e servizi. Quindi la trasmissione attraverso l'economia reale che passa attraverso il mercato del lavoro, attraverso il mercato dei beni e servizi, non solo ha delle implicazioni per i prezzi che si formano su questi mercati, ma anche sulle quantità e quindi, ad esempio, sulla crescita e l'occupazione di un'economia. Un piccolo inciso di cui forse avete parlato in altre situazioni e che non è strettamente legato alla strategia di politica monetaria, ma è legato a quello che stabilisce il trattato, cioè quali sono gli obiettivi. Il perché di questo ordinamento che abbiamo all'interno dell'eurosistema, per cui c'è un obiettivo primario e condizionatamente a questo ci sono altri obiettivi, è semplicemente legato al fatto che in alcune situazioni il fatto di preservare la stabilità dei prezzi può andare a scapito della crescita o dell'occupazione. In quelle situazioni, quindi, in generale quello che succede è che bisogna capire quindi la banca centrale in quale direzione opera in quelle situazioni. Situazioni che, va sottolineato, sono situazioni che ad esempio negli ultimi 15 anni si sono verificate, forse molto raramente se si sono verificate. Perché? Perché il più delle volte in cui, diciamo, in cui ha operato la politica monetaria dal 2008 ad oggi, sono state situazioni dove la politica monetaria, preservando la stabilità dei prezzi, contemporaneamente favoriva la crescita e l'occupazione nell'economia. Questo, diciamo, entrando in aspetti un po' più tecnici, significava semplicemente che la politica monetaria che opera modificando la domanda aggregata di beni e servizi in questi ultimi 15 anni si è sempre trovata di fronte a situazioni dove doveva sostenere sostanzialmente la domanda aggregata
e facendo questo chiaramente sosteneva e ha sostenuto anche la crescita dell'occupazione. Tornando alla strategia di politica monetaria, quindi possiamo dire l'ultimo elemento di cui non vi ho parlato è questo che trovate sulla sinistra di questo schema, che è l'analisi e gli scenari che vengono appunto studiati, analizzati dalle banche centrali sulla base delle condizioni economiche che si verificano in un dato momento e che servono poi ovviamente a prendere delle decisioni. Quindi la strategia della politica monetaria semplicemente mette insieme tutti questi aspetti, unisce, se vogliamo idealmente, la fase di decisione con quella dell'obiettivo e in qualche modo dà delle regole, dà appunto un contesto in cui operare e prendere queste decisioni. E le sue caratteristiche principali quali sono? Quindi sono da un lato la definizione di principi generali che vanno, diciamo, che servono a garantire quella che viene considerata una buona conduzione della politica monetaria. Quindi da un lato questo è il ruolo delle aspettative, cioè per quando, siccome in un'economia in genere le decisioni di famiglie e imprese non vengono prese solo in funzione di ciò che succede oggi, ma anche di ciò che ci si attende per il futuro, ecco che il ruolo delle aspettative gioca un compito molto importante, specialmente quelle sull'inflazione, nel momento in cui le decisioni servono a preservare la stabilità dei prezzi. Quindi un orientamento forward looking, quindi che guarda avanti, anche questo è un aspetto della strategia, cioè tener conto che le decisioni di famiglie e imprese non dipendono solo dal contesto attuale, ma anche da quello futuro. Il fatto di utilizzare diversi strumenti di analisi, in questo senso la robustezza dal punto di vista economico, significa semplicemente che gli strumenti che vengono utilizzati per fare, in questo caso, analisi su quello che potrà succedere in futuro, non possono essere solo uno o due, ma devono essere diversi strumenti. Secondo elemento, quindi dopo i principi generali ci sono quelli della, cioè lo secondo strumento è quella che viene chiamata la definizione dell'obiettivo, cioè dato l'obiettivo di stabilità dei prezzi bisogna definire che cosa vuol dire la stabilità dei prezzi. Altri elementi sono l'analisi, ripeto, il tipo di analisi che viene fatta per valutare i rischi per la stabilità dei prezzi e per il perseguimento degli altri obiettivi. E infine, un altro aspetto molto importante riguarda la comunicazione, perché in un contesto economico dove appunto le decisioni di famiglie e imprese dipendono dalle informazioni che hanno sul contesto economico e quindi anche sulle decisioni della banca centrale, da un lato la comunicazione rende più efficace le decisioni, cioè vengono capite, e dall'altro la comunicazione è un elemento importante per valutare se la politica monetaria effettivamente sta facendo ciò che deve fare per raggiungere il proprio obiettivo. Detto questo, quindi dato questo schema diciamo generale, possiamo chiederci quali erano le caratteristiche della strategia, quindi fino all'ultima revisione, fino a questa revisione che c'è stata nel 2021. Ora, la strategia, diciamo all'inizio dell'eurosistema, si quindi andava a individuare per tutti questi aspetti alcune caratteristiche. Adesso non entro troppo nei dettagli, però alcuni aspetti importanti sono ad esempio quelli che sono gli strumenti che vengono utilizzati per segnalare l'orientamento della politica monetaria. Prima dell'ultima revisione della strategia, il principale strumento era chiaramente quello che viene chiamato strumento convenzionale, era quello dei tassi ufficiali, quindi i tassi di interesse che la banca centrale stabilisce, amministra, decide, e tassi di interesse che hanno una funzione prevalentemente direttamente, che influenzano direttamente diciamo, il comportamento delle banche, perché sono dei tassi di interesse applicati alla moneta che la banca centrale fornisce alle banche perché il sistema finanziario e bancario funzioni. Ecco, questi tassi di interesse, che sono il tasso ufficiale, tasso sull'operazione di rifinanziamento principale, marginale, tasso sulla deposit facility, sono tre tassi in un sistema corridoio che la banca centrale
utilizza per segnalare l'orientamento di politica monetaria, cioè per segnalare se vuole fare una politica più o meno restrittiva. Il tipico esempio, quindi, quando in questo framework la banca centrale osserva, ad esempio, che l'inflazione è al di sotto di quello che dovrebbe essere secondo la definizione di stabilità dei prezzi, che cosa fa? Se l'inflazione è più bassa, in generale, adesso semplificando al massimo, abbassa i tassi di interesse ufficiali. Questo abbassamento dei tassi di interesse ufficiali, poi attraverso l'implementazione della politica monetaria, influenzava un tasso di interesse che è quello sul mercato interbancario, cioè un tasso a brevissimo termine al quale le banche si scambiano liquidità, e una volta che veniva influenzato questo tasso di interesse si influenzavano sostanzialmente attraverso i mercati finanziari, i mercati del credito, tutti gli altri tassi di interesse nell'economia, e attraverso, influenzando questi tassi di interesse, sostanzialmente si influenza le decisioni di famiglie e imprese su quanto consumare, risparmiare o investire. E questo infine influenza la domanda aggregata e quindi i due obiettivi, o l'obiettivo principale e gli altri obiettivi della politica monetaria. Quindi questo era l'elemento della parte degli strumenti, era prevalentemente i tassi ufficiali, nella prima parte, diciamo fino al 2008. Poi ci sono tanti altri aspetti, ma forse i più importanti di cui parlare in questo contesto sono quelli della definizione dell'obiettivo, come veniva definito stabilità dei prezzi. Stabilità dei prezzi veniva definito come un tasso di crescita dei prezzi al consumo al di sotto ma vicino al 2% nel medio periodo. Questo significava sostanzialmente quando i tassi erano a un livello diverso nel medio termine, i tassi di inflazione nel medio termine, un livello diverso rispetto a questo qua, ecco che l'obiettivo della banca centrale non era, questo contesto non era in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi, e quindi questo dà un input per le decisioni che vengono prese in funzione appunto di cambiare l'orientamento. Gli obiettivi secondari stabiliti, ma questi sono stabiliti dal trattato, quindi non vengono coinvolti direttamente dalla strategia, erano quello di una crescita economica equilibrata, piena occupazione, progresso sociale, e tutti degli obiettivi definiti nel trattato. Un'altra caratteristica, prima di passare a quella che poi è la revisione della strategia, che è importante considerare, è come funzionava l'economia, diciamo, prima del 2008. Sostanzialmente il ruolo delle banche era centrale per la trasmissione, perché in Europa, nell'area dell'euro, sono le banche che forniscono il grosso dei fondi a famiglie e imprese, a differenza di altre economie come ad esempio gli Stati Uniti. Inoltre c'era una forte divisione nell'analisi che veniva fatta tra, le grandezze, l'analisi economica che riguardava prevalentemente le grandezze reali, quindi tutto ciò che consumiamo, possiamo produrre, consumare, rispetto all'analisi monetaria, quindi all'analisi degli aggregati monetari in generale. E direi queste erano le principali caratteristiche. Cosa succede poi tra il 2007 e il 2021? Succedono sostanzialmente due cose. Da un lato si susseguono tutta una serie di crisi. La crisi finanziaria globale, la crisi del debito sovrano e poi ultima la crisi pandemica. Questo chiaramente non solo ha delle implicazioni direttamente per i cittadini, ma ha delle implicazioni anche attraverso la politica monetaria e quella che è la strategia di politica monetaria, perché che queste crisi hanno come conseguenza, ad esempio, il malfunzionamento di alcuni mercati, che quindi non sono più in grado di trasmettere quello che era appunto l'impulso di politica monetaria nel modo corretto. Si verifica una frammentazione all'interno dell'area dell'euro, non solo in termini di crescita, ma proprio anche in termini di mercati in cui vengono scambiati, ad esempio, i titoli di Stato, possiamo immaginare, e questo ha delle implicazioni, ovviamente, per la frammentazione anche in termini di inflazione, crescita, occupazione. Un forte aumento dell'incertezza, perché le crisi portano incertezza,
è una tendenza, a fronte soprattutto della crisi finanziaria globale, quella del debito sovrano, a ridurre l'indebitamento da parte delle famiglie, delle imprese e in alcuni casi anche degli stati, dei governi. Tutto questo impatta in qualche modo ovviamente su tutto quell'elemento che vi ho fatto vedere prima, sulla trasmissione, sulla capacità in generale di utilizzare quindi quello che era il framework, la strategia prima del 2007, quegli strumenti che venivano utilizzati o la trasmissione della politica monetaria. Contemporaneamente si verificano altri fenomeni economici che non risalgono solo agli ultimi 15 anni, ma che sono, diciamo, una tendenza che avviene già da prima, da almeno una trentina di anni, che modificano quindi il contesto economico in cui opera la banca centrale, in cui operano le banche centrali. Questi sono da un lato cambiamenti demografici, quindi invecchiamento della popolazione, il rallentamento della produttività legato alla tecnologia, fenomeno della globalizzazione, i cambiamenti climatici, l'aumento delle disuguaglianze, la digitalizzazione dell'economia e della finanza e infine anche i cambiamenti nei mezzi di comunicazione. Tutti questi aspetti anche si impattano e hanno delle implicazioni, ovviamente non solo quello che viene detto lì, cioè cambiamento demografico non significa solo cambiamento demografico, cioè invecchiamento della popolazione, ma questo ha anche un impatto in generale sul contesto economico in cui opera la banca centrale e in cui vivono i cittadini. Quindi con un rallentamento, una riduzione della crescita potenziale dell'economia, un aumento dei risparmi in generale nell'economia, una riduzione dei tassi di interesse, quelli che si chiamano i tassi di interesse naturali o comunque tassi di interesse, diciamo, di equilibrio di lungo periodo, che anche sono molto importanti quando la banca centrale prende delle decisioni, la bassa inflazione, rischi per la sostenibilità ambientale, cambiamenti strutturali della trasmissione della politica monetaria. Tutto questo, quindi, questi due fattori, diciamo, portano da un lato le crisi finanziarie, crisi pandemica, dall'altro fattori più strutturali, se vogliamo, cambiamenti più strutturali, hanno portato quindi, come diceva Alessia, a un cambiamento della strategia, di una revisione, se vogliamo, della strategia di politica monetaria. Con degli elementi che adesso non vado a elencare tutti nel dettaglio, però probabilmente poi nelle domande verranno affrontati, quello che è importante capire è che questi, appunto, l'evoluzione della strategia avviene perché cambia il mondo in cui siamo. E quindi, ad esempio, tra gli strumenti rimane ovviamente lo strumento dei tassi ufficiali, ma ad esempio in un mondo in cui i tassi di interesse sono strutturalmente bassi, si verifica molto spesso che cosa? Questi tassi ufficiali non possono essere ulteriormente abbassati. Quindi se bisogna dare un impulso, sostenere la domanda aggregata per i motivi per raggiungere il proprio obiettivo, la banca centrale dovrà utilizzare anche altri strumenti. Gli strumenti che ad esempio l'Eurosistema ha individuato come altri strumenti da inserire, diciamo, tra gli strumenti nella revisione della strategia, sono strumenti che sono già stati utilizzati ovviamente nel corso di questi ultimi 15 anni, ma che adesso appunto entrano fisicamente, diciamo concretamente, nella strategia, e quindi quella che si chiama la forward guidance, cioè informare su decisioni di politica monetaria futura. L'utilizzo di tassi di interesse negativi, quindi il fatto che siano dei tassi negativi addirittura, tassi nominali negativi, lievemente negativi, o i programmi di acquisto di attività, quello che viene comunemente chiamato il quantitative easing, e infine l'utilizzo di operazioni più a lungo termine che servono appunto a finanziare, a fornire la liquidità alle banche, condizionatamente al fatto che poi le banche, ad esempio, aumentino i prestiti o una specifica tipologia di prestiti. Questo, ad esempio, per gli strumenti. Altri aspetti, diciamo, che possono essere rilevanti, ad esempio, è che mentre prima si utilizzava, quindi prima del 2007, la banca centrale e l'Eurosistema cercava di influenzare prevalentemente in modo diretto i tassi a brevissimo termine, quelli che appunto erano più controllabili
con i tassi ufficiali, introducendo questi nuovi strumenti, ha la possibilità, la capacità di influenzare anche tassi di interesse a più lungo termine. Perché questo è importante? Perché immaginatevi se una persona deve fare un mutuo a 30 anni e decide di farlo a tasso fisso, se cambiano solo i tassi a brevissimo termine oggi, l'effetto sui tassi a lungo termine è molto limitato. Se invece la banca centrale è in grado, con altri strumenti che vi ho detto, di influenzare anche i tassi a lungo termine, ecco che può influenzare appunto anche in modo più diretto anche i tassi a lungo termine, come ad esempio quelli sui mutui. Viene modificata in parte l'analisi economica, viene modificata proprio per il motivo che vi ho detto prima, cioè cambia il mondo, devo cambiare anche il peso e il modo in cui utilizzo l'analisi, quindi non viene più separata in modo così netto l'analisi economica da quella monetaria, ma ad esempio uno degli effetti delle crisi finanziarie, abbiamo visto quanto sia invece strettamente legata a queste condizioni, diciamo, più monetarie, finanziarie, con quelle dei mercati reali, quindi anche l'approccio dell'analisi adesso è un approccio, ma lo è già stato, più integrato per questi due fattori, in cui tra l'altro si dà anche un peso a quelli che sono i rischi connessi e creati dall'utilizzo di strumenti di politica monetaria in dati contesti, ad esempio in un mondo di tassi di interesse molto bassi, molto prolungati, possono crearsi poi situazioni di instabilità finanziaria, di eccessivo rischio, quindi anche di questo va tenuto conto. Infine, gli obiettivi. Sull'obiettivo, il grosso cambiamento che c'è stato è sull'obiettivo primario, è stato adesso, prima era, abbiamo detto, un obiettivo di inflazione vicino, poco al di sotto, ma vicino al 2%, adesso proprio per il contesto, un contesto in cui sostanzialmente c'era il rischio di un disancoraggio delle aspettative di inflazione verso il basso, è stato deciso di modificare la definizione dell'obiettivo, e quindi un obiettivo che adesso è al 2%, e in particolare si parla di un obiettivo simmetrico del 2%, perché la valutazione dei rischi di inflazione e deflazione hanno uguale peso in questo contesto, non si togliendo questa, diciamo, al di sotto ma vicino al 2%, poteva esserci la percezione che la banca centrale volesse contrastare di più i rischi di inflazione rispetto alla deflazione. In questo modo invece si tende appunto a far capire, a segnalare che l'obiettivo è simmetrico attorno al 2%. Viene modificato anche, o viene data più rilevanza ad alcuni prezzi che prima non rientravano, diciamo, direttamente nella valutazione nella definizione di stabilità dei prezzi. Questo non viene fatto oggi immediatamente perché richiede del tempo sviluppare degli indicatori dei prezzi che tengono conto nello specifico dei costi relativi alle abitazioni occupate dai proprietari, però questi anche sono dei prezzi che hanno una rilevanza nel momento in cui si va a vedere le decisioni di famiglie e imprese per quanto riguarda la domanda aggregata in particolare. Infine, l'altro elemento che, se vogliamo, assume maggior ruolo tra gli obiettivi secondari è quello anche del ruolo della sostenibilità ambientale, appunto, tra gli obiettivi secondari, ma poi probabilmente vedremo anche dopo, non solo negli obiettivi secondari, ma proprio anche nella conduzione della politica monetaria. Quindi con questo io direi che interrompo la mia presentazione e affrontiamo delle domande, se ci sono. Bene, grazie mille per l'eccellente presentazione. E adesso possiamo dare la parola a voi. Se avete qualsiasi domanda, non dovete scrivere nella chat, bensì potete chiederla direttamente voi riattivando il microfono. Quello che dovete fare è selezionare, dovete avere il simbolo di una mano da qualche parte qui in fondo e potete dare la mano e posso riattivare il vostro microfono per fare e voi potete fare la vostra domanda. Non siate timidi, non vi preoccupate. Se non riuscite, scrivete in chat e una soluzione si trova.
Ho tolto la condivisione intanto dello schermo. Sì, 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 sì. Ho fatto tutto, quindi non capisco. Se non ci sono delle domande, romperei un po' il ghiaccio io, magari poi ovviamente ci sarà spazio anche per quelle dei partecipanti, però appunto certo. Giuseppe faceva riferimento a tra i cambiamenti diciamo epocali c'è sicuramente quello della crisi climatica, che solitamente c'è questa concezione che non è appunto un problema delle banche centrali, ma abbiamo visto dalla strategy review che c'è stato un cambiamento da parte della Banca Centrale Europea, ce n'hai fatto appunto anche, ci hai dato un accenno anche tu a riguardo per quanto concerne appunto il mandato secondario. E appunto se puoi darci semplicemente qualche informazione in più, la BCE ha pubblicato appunto una climate roadmap, quindi un piano d'azione nei confronti del clima, e quindi in pochissime parole, dato che sarà sicuramente un argomento che poi tratteremo anche in assemblea, cosa consiste questo piano, quali sono i cambiamenti e anche magari quali sono i rischi finanziari del cambiamento climatico e come appunto questi argomenti vengono affrontati da una banca centrale. Benissimo. Grazie. Allora, guarda, vabbè, senza entrare poi troppo nei dettagli, ma in generale è importante quello che dicevo prima sulla strategia nel suo complesso. Quando ho detto, adesso ho fatto vedere la nuova strategia, ho messo cambiamenti climatici tra gli obiettivi secondari, attenzione, quelli sono obiettivi stabiliti non dalla strategia, ma sono obiettivi stabiliti dal trattato, cioè il trattato stabilisce che la banca centrale deve contribuire a tutte le politiche che vengono, diciamo, stabilita a livello di Unione Europea come politiche rilevanti. Quindi in realtà la rilevanza, se vogliamo, è una conseguenza del fatto, in termini di obiettivo, è una conseguenza del fatto che questo, diciamo, che questo tipo di politica ha assunto un maggior ruolo proprio a livello diciamo, di Unione Europea. Detto questo, cosa vuol dire poi nel concreto per la Banca Centrale? Allora, vuol dire due cose. La prima, come dicevo prima, quello che la banca centrale fa per raggiungere i propri obiettivi, e ripeto, l'obiettivo primario è sempre quello della stabilità dei prezzi, quindi anche nell'ambito del raggiungimento della stabilità dei prezzi, la banca centrale deve tener conto di quello che è il contesto in cui opera. E com'è che diciamo, i rischi climatici, o più in generale, secondo me bisognerebbe parlare più in generale di sostenibilità ambientale, di sostenibilità in generale, com'è che la sostenibilità impatta la politica monetaria? Qui è importante guardare proprio intanto alle parole. Sostenibilità in genere è qualcosa che riguarda il lungo periodo, no? Cioè, prendiamo i cambiamenti climatici, sono qualcosa che si accumulano in qualche modo nel tempo e poi possono avere degli effetti dirompenti e molto forti, diciamo, non sappiamo bene quando, ma in un orizzonte temporale che chiamiamo di lungo periodo. Questo è importante da tenere in conto quando parliamo di politica monetaria, perché la politica monetaria invece siamo abituati a vederla, e così è, come qualcosa che opera più nel breve e medio termine. Quindi tiene conto dell'evoluzione di quella che si chiama la congiuntura, il quadro economico che c'è in un certo momento, prende delle decisioni per contrastare appunto quelli che sono gli effetti di shock, di cambiamenti temporanei, e cerca di preservare quindi stabilità dei prezzi come primo obiettivo e tutte le altre politiche di conseguenza. Quindi operano questi due concetti, quindi diciamo sono concetti che operano su orizzonti molto diversi in generale. Ma perché è importante invece che la politica monetaria tenga conto anche di questi orizzonti più lunghi? Proprio perché deve essere comunque in grado di tener conto che se ci sono dei rischi, per ad esempio la sostenibilità ambientale, questi rischi impattano sulle decisioni oggi di famiglie e imprese quando decidono ad esempio quanto consumare, quanto risparmiare, quindi modifica il modo
in cui la banca centrale influenza le decisioni di famiglie e imprese, ma modifica anche tutta quella che chiamavo lì la trasmissione attraverso i mercati finanziari. Perché? Perché nel momento in cui cambia la valutazione del rischio ambientale, questo ha ad esempio un impatto sul comportamento di tutti gli intermediari finanziari che ci sono e ad esempio su quelli che sono i rischi che determinano appunto questi cambiamenti. Quindi la politica monetaria, anche se ai fini dell'obiettivo principale non modifica la definizione di stabilità dei prezzi, diciamo, così come non modifica il fatto che la stabilità dei prezzi sia un obiettivo primario, chiaramente da un lato, ripeto, l'obiettivo secondario dice che la banca centrale deve anche, diciamo, operare per gli altri obiettivi e a questi fini appunto fa, come hai detto tu, ad esempio nella gestione di quello che è il proprio portafoglio, non quello di politica monetaria, sicuramente può utilizzare quel portafoglio non di politica monetaria in modo tale da favorire appunto tutto ciò che è, diciamo, che non contrasta, cioè tutto ciò che non porta degli effetti negativi sul cambiamento climatico. Quindi questo da un lato. Dall'altro deve tenerne conto nelle proprie analisi e questo serve, ripeto, anche per raggiungere il proprio obiettivo primario. Poi, per quanto riguarda invece gli strumenti di politica monetaria, qui è più difficile, cioè dei tassi ufficiali, ad esempio, non è che possono essere modificati in un modo diverso a seconda, cioè per preservare la stabilità, diciamo, le condizioni climatiche. Quello non è un elemento, uno strumento. Quindi, ripeto, da un lato questo è importante che la banca centrale analizzi, studi e sia consapevole di quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Dall'altro è importante che attraverso tutto ciò che coinvolge appunto gli obiettivi secondari, ecco, in quei termini possa fare, diciamo, operare per preservare questi obiettivi secondari, tenendo sempre conto che il trattato però impone un ordinamento degli obiettivi, quindi tutto questo non può andare a scapito dell'obiettivo del preservare la stabilità dei prezzi. Ok, benissimo. Abbiamo domande? Va bene, Annalisa, benissimo. Puoi parlare, sì. Io innanzitutto mi occupo di stabilità ed equanimità nei costi d'abitazione. Tutte le banche nazionali hanno direttive in proposito e regolano di solito questi mercati. Difatti uno dei motivi della crisi del 2007-2001 era il malfunzionamento di alcuni mercati, in questo caso il mercato immobiliare. Vorrei sapere se la banca centrale intende promulgare direttive o qualsiasi altro tipo di legislazione. Guarda, sì, specifica. Sì, beh, adesso io non sono uno specialista di questo, mi occupo più della politica monetaria e ti spiego perché dico questo. Perché appunto tutto questo tipo di regolamentazione di cui parli tu, appunto, cioè regolamentazioni che coinvolgono ad esempio l'andamento dei prezzi delle abitazioni, hanno un effetto su quella, non tanto direttamente sulla politica monetaria, ma su quella che è la stabilità finanziaria del sistema. Ora, come dicevo prima, uno dei cambiamenti della strategia è nella parte di analisi, quindi nella parte di valutazione di come modificare lo strumento di politica monetaria per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi primario e gli altri obiettivi, ecco come la stabilità finanziaria giochi comunque un ruolo fondamentale per la trasmissione della politica monetaria. Questo significa sostanzialmente che sono due strumenti diversi, due anime diverse delle banche centrali. Uno è quello della politica monetaria, l'altro è quello della regolamentazione della stabilità finanziaria. Quindi la direzione dove si sta andando oggi e dove, diciamo, è che ovviamente da un lato la politica monetaria deve tenere conto di ciò che succede in termini di stabilità finanziaria, ma la stabilità finanziaria viene preservata da quella che si chiama la regolamentazione prudenziale. Quindi chiaramente la regolamentazione prudenziale, come dici tu, è un aspetto fondamentale di per sé.
assume un ruolo importantissimo anche per la politica monetaria, perché i mercati, l'abbiamo, come dicevi tu, scusami, ci diamo del tu, ma come dicevi tu, la crisi del 2008, sostanzialmente la crisi finanziaria globale, nasce da un fenomeno di, se vogliamo, di imprudenza dal punto di vista della gestione di alcuni aspetti, appunto, che riguardava ad esempio il mercato dei mutui. Qual è il punto lì? Da quella crisi, ad esempio, ovviamente gli effetti di quella crisi le hanno dovuti vivere, oltre che tutti i cittadini, anche le banche centrali in quella parte di politica monetaria, cioè hanno dovuto adottare tutta una serie di misure, da un lato, come dicevo prima, per contrastare o per cercare di ristabilire, diciamo, il funzionamento di alcuni mercati, ma non quei mercati di cui parli tu, dei mercati che sono più direttamente coinvolti dalle decisioni politica monetarie. Dall'altro però c'è stato tutta una serie di cambiamenti regolamentari, penso a Basilea 3, a tutta una serie di nuove regolamentazioni a livello mondiale che poi vengono applicate nei singoli paesi, attraverso appunto il regolatore, in molti casi il regolatore e la stessa banca centrale, però è importante appunto tenere separate anche all'interno della banca centrale la parte di politica monetaria che ha degli strumenti ben precisi per fare qualcosa di ben preciso e stabilito dal trattato, da quella parte che invece è la regolamentazione, la vigilanza, la regolamentazione sia macroprudenziale che microprudenziale, che ha un altro obiettivo, preservare la stabilità finanziaria. L'idea che c'è di fondo è due strumenti, due obiettivi, quindi. Quindi l'unica cosa che appunto per concludere è, sono importanti gli uni per gli altri, stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria si influenzano. Quello che si cerca di fare il più possibile però è non utilizzare uno stesso strumento per tanti obiettivi, perché se io ho un unico strumento e tanti obiettivi, il più delle volte non riesco a raggiungere né un obiettivo né quell'altro. Quindi l'idea è che le banche centrali, in quanto regolatori, parte, diciamo, in quanto partecipi della regolamentazione, attraverso la regolamentazione certamente hanno questo come obiettivo. Ed è un, ripeto, molto importante anche poi ai fini della politica monetaria. Ottimo, grazie. Ci sono altre domande? Sì, se mi sentite, se posso fare una domanda. Certo, certo. Volevo chiedere, per cortesia, se non sembra che siamo giunti al momento, diciamo, politico-istituzionale, nel senso, ormai l'espletarsi della politica monetaria è diventato così importante, fondamentale dal punto di vista della BCE, che o si passa a un bilancio europeo, un governo europeo, alla fine uno Stato federale europeo, o altrimenti si corre il rischio, come si sta correndo il rischio, a mio modo di vedere, che la politica monetaria non è correttamente sviluppata dal punto di vista democratico, ma corre il rischio di essere svincolata da quelle che sono, diciamo, le decisioni dei cittadini. Quindi secondo me siamo giunti al punto fondamentale politico-istituzionale, o si fa questo salto istituzionale oppure si corre il rischio di tornare indietro, e ha un senso a questo punto anche chi dice torniamo alle monete nazionali dal punto di vista strettamente democratico del controllo della politica monetaria. Volevo chiedere la tua opinione in proposito. Sì, grazie, sediamoci del tu, infatti. Allora, guarda, allora il punto del, non ho fatto vedere nella prima slide che avevo, era che cos'è l'unione economica e monetaria. L'unione economica e monetaria, come dicevi tu, si basa su tre aspetti: una moneta unica, una politica monetaria comune e una convergenza, diciamo, tra le politiche fiscali e economiche. Cioè, fin dagli inizi e ancora oggi, l'unione economica e monetaria si poggia su quella che Ciampi chiamava la zoppia, cioè il fatto che manca l'elemento, se vogliamo, redistributivo, in qualche modo, a livello centralizzato all'interno dell'unione economica e monetaria. Per far capire le implicazioni di questa zoppia,
per la politica monetaria e quindi, come dici tu, poi sulla visione, che sulla percezione, ma anche sugli effetti che la politica monetaria ha in un contesto di questo tipo, cioè dove c'è questa zoppia, farei un esempio e lo confronterei ad esempio con quello che invece avviene negli Stati Uniti, che anche gli Stati Uniti sono un'unione monetaria, dove però c'è un potere centralizzato fiscale anche, c'è un federalismo, quindi c'è una parte centrale del... la politica monetaria, quindi se posso in 5 minuti uso una metafora per spiegare cos'è la politica monetaria, per capire perché questo che tu dici è un problema, ma è un problema dove poi bisogna trovare comunque degli strumenti per superarlo, che non necessariamente sono un'unione fiscale, però perlomeno avere uno strumento che permette in qualche modo di avere quello che alla fine è una capacità di spesa centrale, ma anche una capacità di finanziamento centrale, che è un po' quello che è avvenuto a seguito della crisi pandemica. Però per capirlo userò questa metafora. Immaginiamoci la politica monetaria come seguente cosa. È l'obiettivo primario di stabilità dei prezzi. Immaginiamo che ci sia uno stagno dove ci sono dei pesci che vivono solo a una certa temperatura. E l'acqua però di questo stagno cambia, di questo lago, cambia continuamente in funzione di cosa? Delle variazioni del tempo. Quando fa molto caldo aumenta la temperatura. E questi pesci però possono vivere solamente a una certa temperatura dell'acqua. Cos'è che si può fare in quel contesto? In quel contesto immaginiamoci che c'è qualcuno in cima a una montagna che può gestire attraverso 2 rubinetti della quantità di acqua che può immettere in questo stagno e lo può fare modificando la temperatura di quest'acqua che immette. E quello che deve fare sostanzialmente è appunto guardare un po' il clima, quello che succede intorno, capire come può modificarsi la temperatura di quell'acqua e modificare appunto la quantità di acqua e la temperatura dell'acqua che immette. Può fare questo, ma in cima a una montagna, e l'acqua prima di arrivare a questo stagno passa in mezzo a tanti tubi, in mezzo a tante dighe, tante cose. La crisi finanziaria globale, le crisi che ci sono state finanziarie, sostanzialmente sono situazioni dove quei tubi, quelle dighe, diventano, non fanno più passare l'acqua in modo corretto, modificano la temperatura. Quindi la banca centrale deve intervenire, la banca centrale, quindi chi gestisce quest'acqua deve modificare, intervenire, risistemare questi tubi. E questo è stato fatto con tutta una serie di misure. Ma poi magari non c'è neanche l'acqua più a disposizione e deve trovare un altro modo per modificare quell'acqua. Ok, questo è un po' l'idea di quello che fa la banca centrale. Adesso immaginiamoci che invece che uno stagno ci siano tanti stagni, che però sono collegati o dovrebbero essere collegati l'uno con l'altro, perché se fossero collegati l'uno con l'altro, la politica monetaria, anche solo immettendo l'acqua in uno o in alcuni di questi, poi sa che comunque quest'acqua, questa temperatura, si uniforma tra tutti gli stagni, se questi stagni sono comunicanti. La politica, diciamo, fiscale centralizzata, come è negli Stati Uniti, può essere vista un po' come in questo senso, cioè qualcosa che rende comunicanti in modo, diciamo, diretto tutti questi stati. Da noi, che è appunto una unione monetaria, però dove mancava soprattutto fino a quando non sono state prese delle decisioni a seguito della crisi pandemica, mancava proprio questo elemento, cioè cosa succedeva? E quello che è successo ad esempio con la crisi del debito sovrano, nel momento in cui alcuni di questi stagni vengono colpiti particolarmente, si bloccano comunque gli scambi dell'acqua che fluisce e il rischio è che ci siano temperature diverse tra tutti gli stagni. Ripeto, la necessità di avere invece uno strumento che renda in modo più uniforme, quindi questa temperatura dell'acqua, ripeto, nasce, se vuoi, anche solo dall'obiettivo di primario della politica monetaria, cioè la possibilità di preservare quella certa temperatura. Che cos'è che si può fare? Beh,
una cosa fondamentale, ad esempio, avere quella che io prima chiamavo una riserva di valore, cioè uno strumento finanziario che sia emesso a livello centralizzato e che quindi funga un po', aiuti a fare questa trasmissione tra i diversi stagni. Okay? Quindi quello che voglio dire è, sono d'accordo con te, che in un contesto dove ci sono troppe impedimenti, diciamo, tra i diversi paesi, e questi impedimenti, ad esempio, possono essere superati con un sistema più centralizzato, in parte centralizzato, della gestione di capacità di fondi, diciamo, fiscale, è uno strumento che può aiutare. Non è l'unico, perché poi bisogna essere consapevoli che non è necessario arrivare a tanto. Già il fatto di avere, ad esempio, quello che è stato fatto in risposta alla crisi pandemica, per cui il fatto di avere uno strumento centralizzato messo a livello centrale dell'euro, che possa poi essere utilizzato per dare finanziamenti ai diversi paesi, già è un passo importante. Un po' dilungato. Va benissimo, se ci sono altre domande anche di follow up, non esitate ad alzare la mano. Sono? Altrimenti io avrei una domanda. So helicopter money, È possibile dare soldi direttamente ai cittadini attraverso questo strumento di Copper Money? C'è abbastanza ricerca anche da parte delle banche centrali su questo strumento? È fattibile? Se ne parla, almeno, perché in alcuni ambienti accademici se ne parla, però non si è mai vista ancora una banca centrale che ha utilizzato questo strumento. Tu credi sia possibile in futuro? C'è una discussione? Allora, bisogna partire. Allora, c'è sicuramente bisogna prima spiegare che cos'è helicopter money, perché forse non tutti lo sanno, e poi contestualizzarlo, ovviamente, ad esempio, all'eurosistema, perché va poi contestualizzato a quello che sono le regole nell'ambito dell'eurosistema, in particolare il trattato, diciamo, trattato di Maastricht, che è quello che stabilisce le regole sostanzialmente. Regole che poi possono essere cambiate, ma devono essere cambiate da tutti i paesi, insomma, attraverso una procedura che probabilmente sapete meglio voi di me. Partendo quindi da che cos'è helicopter money, diciamo che è un dibattito che viene da tanto tempo, tant'è vero che il termine helicopter money risale a Friedman e al fatto di come dare la moneta, diciamo, alle persone. Lui gli descriveva, ad esempio, attraverso dei modelli, un elicottero che arriva e butta sostanzialmente moneta. Nel concreto, oggi, quello di cui si parla quando si parla di helicopter money, si parla della possibilità che la banca centrale direttamente, diciamo, accrediti, perché direttamente sui conti delle persone, delle quantità di denaro. Ora, quindi, perché questo, perché se ne parla e che implicazioni ha? Perché bisogna capire, appunto, soprattutto questo. Punto primo è, diciamo, tutto ciò che riguarda la distribuzione o la redistribuzione di ricchezza in un'economia la deve fare il governo. Questo è un punto da cui partire. E il motivo qual è? È perché questa è una decisione che riguarda direttamente i cittadini, le scelte di politica economica, il fatto che chi prende questo tipo di decisione deve essere una persona eletta dai cittadini. Ma ripeto, lo deve essere perché un tipo di politica di questo tipo implica una redistribuzione di ricchezza. E implica una redistribuzione di ricchezza, non necessariamente tra i diversi cittadini oggi, ma può essere anche una redistribuzione di ricchezza tra i cittadini oggi e i cittadini domani.
Quindi tutto ciò che riguarda redistribuzione di ricchezza in genere appartiene alle scelte di un governo, perché? Perché il governo è eletto, come diceva Pier Francesco prima, che parlava appunto di rappresentatività, no? Deve essere qualcuno eletto dai cittadini. La banca centrale, il governatore delle banche centrali, non è eletto dai cittadini. Tant'è vero che si parla di una delle caratteristiche principali oggi delle banche centrali è proprio l'indipendenza, cioè l'indipendenza della banca centrale dal governo. E adesso non mi dilungo su questo, ma questo è un aspetto fondamentale per poter preservare la stabilità dei prezzi. Quindi, partendo da questo, tu dici appunto giustamente, oggi si discute molto in un momento in cui c'è stata la crisi pandemica, ad esempio, in cui alcune fasce della popolazione sono state particolarmente colpite dalla crisi pandemica, ma in generale c'è stato un effetto su tanti cittadini, che cos'è che si può fare? Da un lato, quello che è lo strumento, diciamo, classico è il governo si indebita, emette quindi dei titoli, si finanzia in questo modo e poi distribuisce i soldi che ottiene nel modo che richiede la situazione economica. Quindi è la politica fiscale che fa questo. Qualcuno, appunto, i sostenitori di questa cosa dell'helicopter drop, dicono invece, ah no, è inutile che lo faccia il governo, perché, o è inutile che lo faccia il governo perché? Perché se il governo si finanzia oggi emettendo titoli, comunque in futuro questi titoli dovranno essere ripagati e quindi sostanzialmente il governo dovrà in futuro, appunto redistribuzione nel corso del tempo, dovrà tassare le famiglie e le imprese perché dovrà restituire questi soldi. Allora appunto qualcuno dice vabbè, ma allora non c'è bisogno che il governo lo faccia, semplicemente la banca centrale dovrebbe direttamente dare lei i soldi al governo o addirittura darli direttamente, ok? Ora, dal punto di vista economico, in realtà si può vedere abbastanza facilmente che in realtà le due cose non hanno delle implicazioni economiche diverse nella sostanza. Nella sostanza perché? Perché se la banca centrale, appunto, emette della moneta e la regala, questo ha delle implicazioni ovviamente sul bilancio della banca centrale, cioè la banca centrale a quel punto fa delle grosse perdite. Di per sé non è un problema, perché la banca centrale non ha come obiettivo quella di fare dei profitti o di non fare delle perdite, ma diventa invece un problema nel momento in cui nel lungo periodo, per poter preservare la stabilità dei prezzi, prima o poi la banca centrale dovrebbe ricoprire queste perdite. E ricoprire queste perdite significa semplicemente che dovrà essere poi lo Stato a restituire queste perdite che fa la banca centrale, o comunque sarà la banca centrale a non fornire più quello che si chiama il reddito da signoraggio, che è una grossa quantità di denaro che fornisce ogni anno la banca centrale al governo a seguito della gestione della politica monetaria del proprio bilancio. Quindi se uno va a analizzare nello specifico, allora da un lato appunto sarebbe una cosa che fa la banca centrale senza averne veramente il potere, perché? Perché è una cosa redistributiva. Dal punto di vista meramente economico in realtà non ci sarebbero questi vantaggi che appaiono nel momento in cui uno dice ma in questo modo il governo non deve emettere dei titoli perché, e quindi ripagarli in futuro, perché comunque il denaro in un certo modo, in un certo senso, poi deve essere recuperato. E in più, se guardiamo all'ambito dell'eurosistema, questa cosa è anche contro il trattato. Il trattato infatti vieta proprio questo tipo di operazioni che sono alla fine, nel concreto, operazioni sostanzialmente di quello che si chiama finanziamento monetario, perché comunque nel concreto non può essere la banca centrale che dà direttamente i soldi ai cittadini, quello lo deve fare il governo, quindi ci dovrebbe essere comunque questa sorta di finanziamento che la banca centrale fa al governo, che andrebbe contro il trattato. Quindi diciamo queste sono un po'
cosa che direi. E scusami, aggiungo una cosa, certo, che è una cosa molto diversa, perché non è finanziamento monetario, ma una cosa molto diversa la banca centrale la può fare e la sta facendo, cioè può comprare titoli di Stato sul mercato secondario attraverso dei grossi programmi di acquisto che hanno come effetto principale un effetto molto più importante, se vogliamo, in modo diretto. Cioè, attraverso quello che è il quantitative easing, viene chiamato quantitative easing, o nello specifico da noi nel loro sistema, l'asset purchase program, e poi il pandemic, il PEP, che è un programma simile di acquisto di titoli, ma proprio finalizzato a contrastare gli effetti della pandemia. Attraverso questi programmi di acquisto, comunque, che cos'è che fa cos'è che succede? I governi, ed è quello che è successo, i governi hanno emesso debito, hanno quindi ottenuto moneta per poter fare le proprie politiche fiscali redistributive, ad esempio appunto intervenendo in settori specifici, quelli più colpiti dalla crisi pandemica, e al contempo la politica monetaria attraverso i programmi di acquisto mantiene sostanzialmente i tassi di interesse sui titoli a lungo termine, tra i quali ci sono anche i titoli di Stato, su livelli molto contenuti. Questo da un lato aiuta direttamente le famiglie che vogliono indebitarsi per quello che dicevo prima, cioè se voglio fare un mutuo a lungo termine e il tasso di interesse a lungo termine è molto basso, chiaramente ha un effetto direttamente sulle famiglie. Allo stesso tempo, ovviamente anche i governi ne hanno vantaggio perché emettono un debito a dei tassi di interesse veramente molto bassi e in alcuni casi addirittura negativi. Perfetto, grazie mille nella spiegazione. Un'ultimissima domanda, se c'è, magari possiamo ancora accoglierla, visto che abbiamo 10 minuti o poco più. Non so se ci sono. No, ok. Oh, Serena. Se non ci sono appunto da parte dei partecipanti, magari concluderei un po' chiedendo magari qualche parolina in più su quello che è il coinvolgimento dei cittadini nei confronti appunto del lavoro delle banche centrali, che è un po' appunto, come dicevo, il nodo del nostro progetto. Quindi se puoi dirci qualcosa in più su come anche ad esempio la Banca d'Italia stessa ha coinvolto i cittadini e la società civile, anche organizzazioni durante la strategia review. Grazie. Come dicevo prima, ad esempio, un elemento molto importante della strategia della politica monetaria riguarda la comunicazione, e alcuni cambi importanti sono stati fatti proprio nell'ambito della comunicazione, con l'obiettivo di parlare in modo più semplice, cercare di spiegare in modo più diretto, se vogliamo, ai cittadini le motivazioni delle decisioni, il funzionamento della politica monetaria, appunto tutto ciò che in qualche modo coinvolge la banca centrale quando opera nell'ambito della politica monetaria. In questo, quindi, e qual è il motivo? Il motivo è duplice, come dicevo prima. Da un lato è fondamentale che, così come dicevo prima, la banca centrale gode di un grosso margine di indipendenza rispetto ai governi, questo significa che, ed è fondamentale, ripeto, per poter raggiungere il proprio obiettivo, dall'altro lato è importante che la banca centrale sia, utilizzo un termine in inglese, accountable, cioè la gente deve poter vedere che effettivamente fa ciò che dice, cioè e fa, e in che modo lo fa, cioè io devo essere in qualche modo sapere che tu, che sei indipendente, puoi prendere delle decisioni, effettivamente tu stai facendo tutto ciò che devi per poter raggiungere il tuo obiettivo. Quindi da un lato è fondamentale la comunicazione con i cittadini per questo fine, ma dall'altro, ed è questo se vogliamo il cambiamento più grosso nella review della strategy in termini di comunicazione rispetto a prima, è anche la consapevolezza che alla fine
le decisioni che vengono prese a livello di banca centrale influenzano i cittadini, le decisioni dei cittadini, soprattutto se i cittadini capiscono che cosa implicano queste decisioni, perché se io non so cos'è un tasso di interesse, se non so perché è importante la stabilità dei prezzi, se non so come le decisioni della banca centrale possono influenzare le mie decisioni, bene, probabilmente le famiglie e le imprese non prenderanno delle decisioni in funzione di quelli che sono gli strumenti della politica monetaria, che, ripeto, sono finalizzati al benessere dei cittadini, perché la stabilità dei prezzi e tutti gli altri obiettivi sono stabiliti, se vogliamo, dagli stati, insomma, dal trattato, proprio come obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Quindi è importante, quindi uno dei cambiamenti più importanti rispetto a prima, dove la comunicazione, se vogliamo, era più indirizzata ai tecnici da un lato e dall'altro ai media che la intermediavano, la intermediano, e quindi sono poi i media, erano più i media, i giornali, le riviste, eccetera, le televisioni, le radio, che poi, diciamo, traducevano in un linguaggio più comune le decisioni e la comunicazione della banca centrale. Oggi c'è invece un'idea che, essendo cambiati molto i media, immaginiamo Twitter, tutta la comunicazione è molto cambiata rispetto al passato, internet, c'è un approccio molto più diretto, ecco che diventa a quel punto fondamentale per la banca centrale stessa parlare sì ai tecnici, parlare sì ai media, ma anche parlare direttamente ai cittadini. E ad esempio, una delle cose sono state fatte a livello sia di BCE sia delle banche centrali nazionali, ad esempio nel corso della Strategy Review sono stati fatti degli incontri proprio con i cittadini, con diverse categorie, quindi sia con i media, sia con le organizzazioni, sia con la gente che insegna, sia appunto proprio con l'idea di comunicare direttamente. E lasciatemi dire appunto un'altra iniziativa che in realtà la Banca d'Italia ha adottato ben prima della revisione della strategia, che è stata quella di, ad esempio, di fare questi che si chiamano gli incontri, la Banca d'Italia incontra, ed erano organizzati appunto in tutte le principali città italiane. L'idea era andare nelle sedi della Banca d'Italia, dove venivano organizzati degli incontri con i cittadini, con le organizzazioni, in cui avveniva una sorta di scambio di opinioni da un lato e dall'altro di spiegazioni, molto simile a quello che abbiamo fatto oggi qua con voi, e sicuramente una cosa importante, insomma, proprio per evitare quello che diceva Pier Francesco prima, cioè di questo sensazione di distacco o di perdita di fiducia nelle istituzioni, in particolare in questo caso nelle banche centrali e nello specifico nella Banca d'Italia. Benissimo. Sì, mancano solo 5 minuti, quindi direi di fare i saluti finali. Grazie mille a Giuseppe Ferrero per essere stato qui. Spero sia stato interessante per voi. Per me lo è stato interessantissimo. Cosa ne pensate? E magari Serena, qualche ultima parola sull'assemblea, giusto prima di lasciare. Sì, appunto, poi ovviamente a chi tra di voi si è già iscritto manderemo delle informazioni nei prossimi giorni, chi non si è ancora iscritto ha comunque tempo e trovate tutte le informazioni sul nostro sito europeancitizensbank.it e poi ovviamente per qualsiasi domanda potete scriverci per email. Grazie di nuovo a Giuseppe per la presentazione, è stata veramente molto utile. Grazie. Grazie a voi. Grazie per le domande anche. Grazie. Buona serata allora. Ciao. Arrivederci.